Blanca, hai visto che bel sole sta sorgendo oggi sull'isola? Ma stai zitto, porco di quel maledetto de... Un serpente su Deodeno, mangiato mio topo preferito Costanzio. Sono super de incazzata. E vabbè, ma com'è successo sta roba? Praticamente io tiene mio serpente Giosberla, no? Dentro la gabbietta de fianco del mio topo Costanzio, che può leggere per tutta la stanza. Problema che è stato che ho provato a vedere se facevano de amicizie, no? Allora ho messo topo Costanzio dentro de gabbietta del serpente, così de, insomma si sarebbero stati de più ad assieme. E solo che del mio serpente appena visto Costanzio, bello topo ciccione dentro della sua gabbietta, ha cominciato ad andare addosso a stritolarlo per mangiarselo. E io pensavo che stessero facendo come di solito facciamo noi dei vichinghi, o magari di altro de animale che c'è adesso de scopa. E no, invece lui invece de scopa se l'ha proprio de mangiato. Aspetta un attimo, fammi fare la intro per l'amor di Dio, poi continuo. Riga, bentornati sul canale di Sonax, siamo a nome ragazzi su Forte. Oggi siamo atterrati a Grizzly Grove e abbiamo trovato un loot migliore in questo recinto che in una casa intera. Se ho sbagliato anche l'atterraggio, devo dire ragazzi, non è stato fatto apposta, ho solamente sminchiato malissimo l'atterraggio. Io raga comunque spero che state come per la caccia di Arne, con un bel like, pollice di supporto, magari commentatemi sotto con scritto ragazzoli i panini, perché oggi andremo appunto dentro il burger. Biologa, ti va un panino? Mannaggia quel maledetto di... E allora? Volevo dire, non ho fame, mi è seguito il stomaco dopo che topo Costanzio ha lasciato il nostro mondo. Mannaggia del cazzo, mi piaceva tanto quel del topo. Guarda un attimo che c'è Merlo. Biologa, altra cosa, ma la gente delle magnate non ti ha mai più contattato? Perché non è che vi siete lasciati... Benissimo, il primo attacco sotto. Rosita, dove siete? La mia Rosita è qua. Questo ragazzi era affetto dal morbo stronzo, quello che non ti permette di colpire gli avversari, ma neanche se c'hai un fucile che spamma colpi a raffica. Infatti non è posso niente. Comunque Bioloca, rispondimi a queste due domande. Ah, la gente del magnate, ah, perché non ti contatta? E vi spiegami meglio la faccenda di prima, che non ci ha capito un accidente. Non ci ha capito bene un accidente di un cazzo, bro. Praticamente io pensavo che mio bello serpente andasse da gioca con Costanzio e non che se lo pompasse del tutto. Ma tu non potevi fermarle prima che facessero sta roba? Oddio, quando si è messo topo in bocca io pensavo stessero facendo altro, però. Mia Rosita, io vi prendo la tua vita, memte puttana. Ragazzi, perché? Perché non l'ho preso manco una volta? Mi sono piato il morbo stronzo del tipo di prima, mi ha affetto da quella malattia. Porco Giuda, porco. Ma che simpatico poi. Quello non sa manco di essere al mondo, ma ha visto una cosa muoversi. C'è una persona, devo ucciderla, devo fargli del danno. E invece non sa che andava a prendersi anche la sua vita. Rosita. Allora ragazzi, fate questo, veniamo a cacciare il tipo. Comunque Bioloca, io ho certe cose, cioè meglio, mi piacerebbe non sentirtele dire certe cose, ok? E che te devo da dire? Io pensavo che serpente stesse succhiando. Allora, già questo video verrà limitato alla monetizzazione perché sei... C'hai la bocca che pare una pattumiera. Vogliamo bloccarlo anche detta per il contenuto? Bioloca, quanto mi manca mio topo Costanzio. Mi ricordo che mi veniva sempre a girare avanti e dietro quando mi scopavo con dei vichinghi. Era sempre come mio sorcio. Troppo dispiaciuta sono. Porco di... Mi sono imbucato nella lavanderia del tacchino. Ora devo solo trovare un posto sicuro per lavare. Bubu, succhiamelo. Oh, preso. Allora ragazzi, cosa faccio? Adesso ragazzi, devo spammare come il diavolo. Un po' di materiali. Madonna ragazzi, qua è un canceroma, ragazzi, qua è un canceroma, figa, oh. Figa, oh, madonna. E non ce l'ho la mira buona. Oh, e non ce l'ho la mira buona, però l'ho preso. Puttana maia, ragazzi, non si può fare queste cose che mi viene addosso. È addosso da tutte le parti. Porcata la boia. Dov'è? Oddio. No, raga, mi vuole fare del male questo. Vuole fare... Maremma sterile. Dio, oh, scoppiati il cazzo. Quanta vita che hai, Nex? Porca de puttana del dietro. Mando quando scopo con le torso, non ho messo cose male. E ridaglia con la finezza, evviva. Amici, qua si stanno scappando da sopra. Non so mai capire dove cazzo sono. Eccoli, dai, fate. Oh. Rosita, proprio ti ho schioppato col fucile da caccia a caccia di fagiani.
Ragazzi belli, ma come sta andando bene questa partita? Ragazzi, fluida. Tanto sono stati fortunati che a Grisi c'era un po' di gente. Contrario dell'altra volta, se vi ricordate, non so con chi ero, col bolso o con... Non mi ricordo, comunque avevamo fatto tipo una kill, due, non c'era trovato... Non avevamo trovato nessuno. Ok. Ma con chi si stava sparando? Ma... Oh, è questo. Oh, no, prendo anche te, Rosita. Prendo anche te, mia galera, non scappare mica. Eh no? Oh, guarda, non è qua. No. Ma quanta Cristo di vita hai, oh! Vai. Che simpatia. Fagionante in 6.0, presa con successo e la mia bella Rosita è stata presa, messa nella come si chiama, nella... Dove si chiama dove spennano i polli? Beh, dentro lo spennatoio per i polli. Ed è stata spenta. Tra l'altro questa è una 3 shield. Fantastically, my nigga. Povero mio topo Costanzo, sto proprio andando in depressione. Mi sta anche sparendo de voglia de scopa. Siamo circondati e non capisco. Beh, con... Mando cazzo. Perdo high ground. Non ho perso l'high ground, ma Rosita. Grazie che non costruisce. Ma Rosita ha perso la vita. La mia gallinella. Oddio, c'è. No, c'è un altro. Vedi. C'è un altro quello. Dove andavi, Rosita? Cosa volevi fare, eh? Pollastrona dei miei stivali. Oli da fucking sua. La voce un po' pecorata, no? Quella... Ragazzoli, ne mancano 4. No, che cazzo fa? Allora, io me ne vado qua sopra. Oh. E guardiamo dove sono gli altri fagionali, perché sicuramente sono qua vicini. Hello? Sono lì sopra. Adesso sono rimasti in 3, quindi uno deve essere proprio schioppato già malissimo. Oh, eccolo qua. Piolocca, volevi dirmi che praticamente ti sta facendo passare la voglia di... Zoom zoomare il fatto che ti sia morto il sorcio. Oh, gallinella bella. Oddio. Adesso io non so dove si è messo l'altro. Ma questo secondo me, ragazzi, ce lo stupremo malissimo. Cioè, giuro che non lascio manco andare safe. Ma manco se guarda. Qui io non so manco se mi la schioppata. Quindi anzi ti devo schioppare. Rosita, allora o sei a Tartuvia o stai prendendo i pinoli. Uno dei due. Però non puoi stare fino alla fine, devi venire fuori. Lì non sei safe, Rosita. Lì non è sta safe, Rosita, lì non è safe. No, guardala. Guardala la mia pollastra, la mia pollastrona. Cosa fa? La mia pollastronza. Sali col cecchino, ragazzi, manco, non so, manco fossi una piccionaia, no? Dai, avvicinati come quello bravo. Bravo, bravo, Rosita, brava. Lì è in safe o no? Secondo me no, perché sono in filo. Sono in safe io per filo, quindi... Bravo. Dai così. La mia pollastrona non è tanto... agiata. Non è tanto agiata questo mondo. Mia gallinella schifosa. Adesso, diavolo boy, ma dai la tua roba, grazie. Allora, ragazzi, abbiamo fatto anche lì. Abbiamo fatto spesa, ragazzi, spesa della madonna. Non ho un medikit, quei 10 di vita un po' mi triggerano, però... Abbiamo 90 e 89, cioè l'elite dell'ignoranza per quanto riguarda gli HP. Qua non ci sono dei fughi perché me li sono già poppati. E quindi sti cazzi. Lì ha aperto un airdrop, l'ho sentito. But now I need his head for my dinner. Porco di... Questo sottotetto non è abitato. Non dovrebbero vederla prima, però devo lasciare un ricordino a quello struso deficiente. Ora devo solo aspettare che Lisby ritrovino questa ed arrestino il tacchino. Anche se sicuramente qualche notte di galera la farò. Mi stanno cercando da troppo. Poi vi immaginate se tipo c'ha... Lancia granate, soffritto. Anzi no, perché in teoria lo spazio è troppo piccolo. Se lo usa è veramente uno stronzo. Anche dopo potrebbe rimanerci se con lui. E le pallottole, o meglio, le bombe andrebbero a puttanaccio proprio. No, così. No! Il lanciarazzi ce l'ha però sta faccia.
Non so perché, ma qualcosa mi dice che spammerà razzi finché non mi ammazza. Dio, che le metto dove gli pare. Allora, Rosetta, cosa facciamo? Ah, che Dio, non sto su in pace. Sta pianoca. Se fa sta in piedi. Sto pensando sempre ai sorci. Santo Dio, quanto è mongolo sto tipo. Una bella legnata se l'è presa, però. Agostanzio! Vieni! Oh, ma... Dai, ma come Dio faccio, regale, bagli? 85 che gli ho spiattellato il pompa in testa! Sì, vabbè. Regà, gli ho infilato il pompa dentro la testa e ho sparato. Ho fatto 85. Regà, spiegate. Gli ho proprio aspettato che il pompa gli fosse scannato qua in fronte per sparare. Io i danni oltre il 100 col pompa non li vedrò mai. Signori belli, io concederò. Allora, aspetta. Però che tu vuoi dirmi che vai in depressione perché non chiavi più assieme a un topo. Cioè, se non c'hai più un topo in mezzo alle balle quando chiavi. Ma sì, ma è bello, era del topo de Costanzio, greggio, grosso. L'avevo trovato dentro lo scarico del gabinetto di Odeno quando si era intasato. E da lì me c'era affezionata. Sparatemi. Vuoi che te rallegro un attimo con de karaoke? Non ci provare. Dai! Paolo Bitta approva.